Buongiorno a tutti, è un po' che non faccio video, bentornati sul canale, benvenuto a chi è nuovo e oggi sono, tra l'altro, per chi mi segue su TikTok saprà che oggi sono 58 giorni che non fumo più, certo mi aiuto con le sigarette elettroniche, ho questa che è vecchia e ho questa, so che questa qua purtroppo si è rotta un pezzettino dentro il vetro e quindi non posso usarla, devo cambiare l'atomizzatore. Presto lo cambierò e vi farò anche un video perché voglio parlare anche delle sigarette elettroniche. Andate a riprendervi il video del Santone dello Svapo dove parla delle sigarette elettroniche, dove dice che fanno meno, non meno male delle sigarette normali. Perché oggi vi ho voluto incontrare, diciamo, ho voluto fare questo video perché ho finito finalmente questo libro qua, Il Vangelo Proibito, un grande thriller. È effettivamente un grande thriller, è veramente bello. Parla di ricercatori che vanno tra Napoli, Pompei, Ercolano, Roma, Londra, girano tutto il mondo e vanno a finire poi a Gerusalemme, al Santo Sepolcro, dove in teoria è stato sepolto e poi risorto il nostro Gesù Cristo. Se tutto questo sia vero, non lo sappiamo. E questo parla del probabile Vangelo scritto, il primo Vangelo, il vero Vangelo scritto da Dio, dove all'interno non ci sarebbe scritto costruiamo chiese, templi per venerarmi, no, perché lui diceva ovunque tu sia potrai pregarmi, io ti sentirò. Comunque, più o meno una cosa del genere. E quindi loro girano tutto il mondo, tra scavi di qua e di là trovano finalmente questo Vangelo. Non vi dico cosa c'è scritto dentro, dovete leggervi il libro. L'ha scritto dunque David Gibbons, che poi cercherò altri libri suoi e vi farò vedere quei libri suoi che ho letto. È bello. È bello, e poi è di quei libri raccontati proprio che ti sembra di vivere la scena mentre la leggi, non di quei libri noiosi, le pappardelle lunghe. No, 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 è molto dettagliato, è scritto molto bene e ve lo consiglio. Voi ditemi, scrivetemi qui sotto cosa state guardando, cosa state leggendo, scusate, in questo periodo. Come serie TV sto recuperando The Walking Dead, l'originale, la serie originale, perché adesso lì ho Disney per un anno, quindi finalmente potrò finirmi tutto The Walking Dead. Sono a metà della settima stagione, so che arriva fino a 10-11 e poi ci sono altre serie, quindi chissà le altre serie, scrivetemelo qua sotto così poi quando finisco questa prendo parto con le altre serie, tanto se sono tutte su Disney riuscirò a vedermele. Detto questo, il 26 luglio sarò al cinema a vedere Wolverine e Deadpool e vi farò un breve riassunto uscito dal cinema con mio figlio, perché andremo io e lui a vederlo. Mi aspetto grandi cose da quel film, spero che sia veramente quello che tutti ci aspettiamo, un grande inizio, una grande apertura, nuovi traguardi della Marvel, perché sta annunciando che farà grandi cose, ma speriamo. E niente, per il resto non c'è niente. Io oggi mi mangio un po' di insalata, ma prima un po' di riso integrale, sì, perché oltre ad aver smesso di fumare sono anche un pochettino a dieta e quindi è ora di dimagrire un po', anche se arriva l'estate. Non ho ancora fatto un giorno di piscina, quindi vabbè, col tempo che ha fatto a Torino ho fatto schifo fino adesso. E niente. Condividete il video, scrivetemi i libri che state leggendo, le serie TV che state guardando, i film che avete visto, quello che volete. Se avete idee per nuovi video, scrivetemelo. Presto arriveranno, come avevo detto, gli unboxing su Temu, Amazon, perché li sto tenendo tutti da parte per fare un bel video grande. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio a tutti.